Sono infatti queste le occasioni per esaminare assieme le situazioni esistenti che devono essere risolte solamente attraverso un dialogo costruttivo e schietto, ma anche con governati illuminati. Quelli sono di domani. Abbiano come unico interesse il bene dei propri popoli. L'arcivescovo di Costantinopoli e patriarca ecumenico Bartolomeo I, oggi ad Arezzo ospite dell'associazione Rondine. Il patriarca ha visitato la cittadella e incontrato i giovani dello studentato internazionale in un incontro pubblico. La soluzione quindi deve passare necessariamente attraverso tre fasi: la conoscenza, il dialogo e la riconciliazione. Rondine ha deciso nell'occasione di insignire il patriarca ecumenico del premio Rondine Preziosi per la Pace, istituito nel 2015, per essere attribuito a personalità che nel loro impegno professionale, civile e religioso, con coraggio e determinazione, trasformano il conflitto attraverso relazioni che superano e dissolvono il concetto di nemico. Il patriarca ecumenico di Costantinopoli è una figura di grandissimo significato spirituale, culturale e direi anche di rilevanza politica alla fine. Come si dice in gergo, è il Papa d'Oriente, no? Quindi è una persona straordinaria, di spiritualità profonda, impegnato fortemente nei temi di Rondine, quindi il tema della pace, del dialogo, dell'unità e anche un forte impegno sui temi della pace con l'ambiente. Da quasi 25 anni il suo ministero infaticabile per i mari, per i monti, in tutto il mondo, è davvero un apostolo della pace. Per noi rappresenta di quelle personalità che devono essere indicate ai giovani per risvegliare la speranza.